È il momento dell'ospite, benvenuto al presidente del Centro Consumatori Italia, Rosario Trefiletti, bentornato al TG56. Sì, bentrovati e speriamo che quest'anno sia decisamente meglio. E allora, presidente, domani è una giornata importante per la capitale, per il Lazio, partono i saldi, però mi viene da dire, giocando sulle parole, mancano però i soldi dei romani per le spese. Beh, questo è certamente un elemento importante che influirà sui saldi, come per la verità ha già influito e molto per quanto riguarda i consumi in generale, che sono pressoché crollati. Si salva solamente l'alimentazione, proprio perché bisogna comunque sostenersi mangiando e desinando, ma per la verità i consumi sono proprio al palo. E le previsioni certe, le uniche previsioni certe, sono senza dubbio quelle di un flop, una forte contrazione delle storiche percentuali che vedevano le famiglie acquistare in saldo e un'ascesa, come già è avvenuto in questi mesi, per quanto riguarda gli acquisti online. Quanto spenderanno gli italiani? È possibile fare una previsione in questo periodo di grandissima crisi? No, guardi, allora io posso solo dire, nel 2019, prima di tutta questa drammatica situazione, le famiglie spendevano attorno a 180 euro, e non tutte le famiglie naturalmente, ma un 10 milioni circa, un 37-38% delle famiglie. Ecco, questi erano gli andamenti dei saldi quando la situazione era normale. Ora potevano variare di un punto, due, a secondo di come va l'economia, ma in questa fase di insicurezza, di un'economia francamente disastrata, e oltretutto con le famiglie che sono colpite da non tanto dai licenziamenti che meno male sono stati bloccati, ma dalla cassa integrazione, dal fatto che non c'è lavoro, anche il lavoro nero è crollato. Allora, per tutti questi fatti è chiaro che le famiglie avranno a disposizione meno risorse. Ecco perché è difficile fare delle previsioni, anzi, io aggiungerei che forse è intellettualmente sciocco poter fare delle previsioni se non quelle che ho detto, un'ulteriore contrazione dei saldi rispetto alle fasi storiche e un aumento, questo sì, delle vendite online. I cittadini però non rinunceranno ad alcuni articoli, no? Penso ad esempio alle scarpe, mi sembra l'unico settore che non cede alla crisi. Lei ha ragione, guardi, se non fosse drammatica la situazione, potrei dire, sembrerebbe una battuta, ma non lo è, si vendono soprattutto ciabatte, nel senso che questo fatto del stare a casa, dei lockdown o che altro, beh, insomma, oltre a quello che lei ha affermato, ed è vero, perché un altro consumo che, insomma, galleggia, non è quello dell'abbigliamento, ma quello delle scarpe sicuramente sì, e poi, come dicevo prima, quello delle pantofole che vengono molto usate in questi ultimi mesi dalle famiglie italiane. C'è però qualcuno che spenderà, che comunque andrà a fare acquisti, e allora quali sono gli sconti sospetti? Allora, noi abbiamo sempre detto nelle altre volte, altri anni, che non fidatevi mai degli sconti che sono superiori o si attestano attorno a un 70%. Non sono saldi, sono francamente, più delle volte abbiamo avuto l'esperienza per cui sono fondi di magazzino che vengono messi, ed è fuori legge perché questo non è previsto nella regolamentazione dei saldi, e quindi sono sconti inaffidabili. Certo, quest'anno io ho visto, altro che aspettare le date dei saldi, avrei liberalizzato tutto, anche perché tutti ecco, noi... Ecco, questa è una vostra battaglia da tempo, no? Quella sulla liberalizzazione dei saldi, ma adesso è di massima attualità in questo periodo storico. Assolutamente, lasciamo mano libera alle cosiddette promozioni, che sono tantissime, basta girare quel poco che possiamo fare, ma basta girare e si vede.
si trovano tutti gli escamotage, tutte le allora, promozioni, svendite, chiusure, poi perché bisogna fare i bilanci e allora si possono fare altre cose. Insomma, siamo pieni di saldi. Questa discussione che c'è stata ultimamente sulle date regionali dei saldi, francamente, lo ripeto, non lo direi, siamo in una fase drammatica, ma è una battuta anche questa, è francamente risibile, fa ridere questo dibattito sulle date e via dicendo. Sarebbe stato meglio, insisto, abbandonando ideologie, saldi sì, saldi no, eccetera, eccetera, ma dando la possibilità ai negozi, come già stanno facendo, di poter vendere come e quando vogliono, naturalmente non imbrogliando i cittadini che vogliono acquistare comunque in saldo. Presidente, io la ringrazio e poi sicuramente con lei torneremo nei prossimi giorni a fare il punto, visto che vi battete insomma per la difesa dei cittadini, dei consumatori. Ma voi sapete che io sono molto affezionato alla vostra televisione, perché oltre a essere una televisione storica, è una televisione del territorio, quella vicina ai cittadini, e santa pazienza, bisognerebbe anche dover e maggiormente difendere la possibilità di sopravvivere, più che io sarei per far vivere meglio, ma almeno sopravvivere tutte le televisioni private sul territorio, che sono molto vicine ai cittadini e ai loro diritti. Grazie ancora, Presidente. Grazie a voi. Grazie a voi.